Buon pomeriggio e benvenuti all'ultima puntata di Lega Pro in Gol. Anche in questo nostro appuntamento finale andremo per i vari campi del girone B di Lega Pro a vedere com'è andata la 38esima giornata. E allora partiamo subito con Teramo Ascoli 2-2, Ancona L'Aquila 2-0 e Pistoiese Savona 2-2. La stagione trionfale del Teramo si conclude con un pareggio. In quella che doveva essere la partitissima dell'anno e che invece è stata una splendida passerella in onore della squadra che ha portato per la prima volta la città di Teramo in Serie B, i biancorossi impattano contro l'Ascoli, 2-2 il punteggio finale, risultato maturato in rimonta con il Diavolo capace di recuperare l'iniziale doppio svantaggio grazie a una doppietta di Alfredo Donnarumma, che si è laureato così capocannoniere del girone B con 23 reti all'attivo, battuto in volata il compagno Lapadula che nella speciale classifica dei Bomber deve accontentarsi del gradino intermedio del podio. La cronaca racconta di un match molto vivace nonostante le tante seconde linee presenti in campo. I due tecnici infatti fanno ampio turnover. Nel Teramo Vivarini conferma il 5-3-2 ma presenta 5 novità: Narduzzo, Brugaletta, Diachité, Fiore e Masullo, ossia alcuni tra i giocatori meno utilizzati in stagione. Tante seconde linee anche nell'undici iniziale dell'Ascoli, con mister Petrone che per evitare sanzioni pesanti in ottica playoff lascia fuori i diffidati della sua squadra, Lanni, Perez e Altinier su tutti. Si gioca di fronte a un pubblico di categoria superiore, 8.362 spettatori, record di paganti e di incasso di tutta la storia del Teramo Calcio. L'avvio è subito di Marca Scolana, al primo vero affondo gli ospiti passano e il quinto, Amadio perde palla sulla tre quarti. Mustacchio in buca per Berrettoni che elude il fuorigioco e batte Narduzzo con un preciso pallonetto. I biancorossi faticano a riorganizzarsi e al sedicesimo rischiano ancora. Narduzzo è brava ad anticipare Tripoli in corner. Sul susseguente angolo Berrettoni mira direttamente la porta, Masullo salva sulla linea. Il Diavolo si fa vedere per due volte solo poco prima della mezz'ora. Al 28esimo Cenciarelli aziona Donnarumma, il cui tiro dal limite si perde di poco sul fondo. Tre minuti dopo, sull'angolo di Amadio, ci prova di testa Caidi, Ragni a terra para. L'Ascoli sembra arrancare, ma pochi secondi dopo, quasi a sorpresa, trova il gol del raddoppio. A firmarlo è Tripoli, che, servito da Nardini, è bravo ad insaccare sotto l'incrocio con un perfetto tiro al volo. 0-2. Proprio a questo punto, però, esce l'orgoglio del Teramo, che poco dopo, al 39esimo, riapre i giochi con Donnarumma. L'assist di Amadio, il gemello del gol, fredda Ragni in uscita. Nel finale di tempo ci sono altre due occasioni, una per parte. Al 40esimo Donnarumma costringe Ragni a salvarsi in corner, mentre al 41esimo Mustacchio, al termine di una bella azione personale, viene chiuso sul più bello da Narduzzo. Finisce qui il primo tempo tra gli applausi dei tifosi teramani che in avvio di ripresa assistono a una sorta di monologo biancorosso. Al 12esimo c'è subito il gol del pari siglato da Donnarumma, al termine di una splendida azione partorita in tandem con Lapadula, guardare per credere. A questo punto il Teramo ci crede e, complice anche una condizione fisica nettamente migliore rispetto all'Ascoli, prova anche a strappare l'intera posta in palio. Al 28esimo Lapadula ha l'occasione per il gol ma spara addosso a Ragni. Nel finale poi ci sono ancora emozioni. Al 30esimo c'è l'ultima chance dell'Ascoli, sull'assist di Chiricò Berrettoni a porta spalancata appoggia fuori. 5 minuti dopo, il Teramo ha la palla più clamorosa per il vantaggio. Fiore inventa per Lapadula, che in area viene steso da Cinaglia. Calcio di rigore e cartellino rosso per il difensore, che salterà così l'esordio nei playoff dei suoi. Dal dischetto va Lapadula, che però si fa ipnotizzare da Ragni, sprecando il possibile 3-2. Poi c'è solo l'attesa per il triplice fischio finale, che suggella il trionfo del Teramo e l'abbraccio dei suoi tifosi per un obiettivo centrato dopo ben 102 anni di attesa. Applausi, applausi, soltanto applausi per l'Ancona che vince in casa l'ultima di campionato e si congeda nel migliore dei modi dai propri tifosi. 2-0 all'Aquila, il sesto posto finale in classifica. 12 aspiranti big che si sistemano subito dietro alle grandi del girone. Campionato da incorniciare e atto finale che racconta lo stato di crescita dei biancorossi. Tanta è la voglia di un successo che lo confezionano in appena 8 minuti. Due capocciate, la prima di Dorazio, la seconda di Bacchetti. Partita chiusa, ospiti non pervenuti. Il resto è un
non trascinarsi fino al 90esimo e fino all'omaggio del Conero ai propri giocatori capaci di sorprendere e regalare un anno di soddisfazioni. Cornacchini non ha Paponi, Paoli, Di Dio, Mallus, Dierna e Di Ceglie. Fa esordire in porta Polizia e schiera il 4-3-3 grazie ai recuperi di Parodi e Bacchetti. La partenza, come detto, è lanciata. Dopo 4 minuti cross nell'area avversaria sbuca la testa di Dorazio che insacca alle spalle di Cacchioli e festeggia il suo quarto centro personale nella migliore stagione vissuta finora nella sua carriera. Passano altri 4 minuti e sugli sviluppi di un angolo ecco il tapin aereo anche di Bacchetti, seconda rete per il difensore in campionato. Gli abruzzesi, già in vacanza anticipata, sono pericolosi solo con la verve di San Domenico, suo un diagonale, che al 17esimo fa apprezzare le doti di Polizzi, sulla respinta cance provvidenziale a murare la conclusione a colpo sicuro di Del Pinto. Squillo Ancona al 23esimo con un sinistro da fuori di Tulli e palla che termina di poco sul fondo. Ancora Polizzi, protagonista poco dopo la mezz'ora, dicendo di no a San Domenico lanciato a rete. Le ultime due emozioni del primo tempo sono targate Cognini. Il 9 biancorosso calcia alto sopra la traversa da buona posizione e poi devia di testa di poco a lato l'ennesimo angolo pericoloso battuto dall'Ancona. Ripresa giocata per onor di firma, il triplice fischio dell'arbitro dà là gli applausi dello stadio alla formazione di Cornacchini, tutti meritati. A scaldare il post gara sono però le parole di Andrea Marinelli che ha annunciato il suo disimpegno. Io me ne vado, fiero di quello che ho fatto. Senza alcun tipo di ripensamento, ed è giusto che adesso il Comune se la veda con i cittadini anconetani, con i tifosi biancorossi e renda conto loro diretto quello, tutte le angherie che ha causato questa società. Darò un sostanzioso contributo, ma a livello amministrativo e dirigenziale non voglio sapere più niente. Serviva un solo punto alla Pistoiese per raggiungere l'obiettivo salvezza diretta e il punto è arrivato, ma quanta sofferenza! 90 minuti di gara ricca di emozioni fino al triplice fischio finale che decreta la permanenza degli arancioni in Lega Pro. Si decide così tutto nell'ultima giornata del campionato, quando al Melani arriva il Savona, ormai condannato a play-out e solo con lo stimolo di raggiungere un miglior piazzamento. Mentre la squadra di Mister Sottili ha 2 risultati su 3 favorevoli per festeggiare la salvezza. Si inizia a giocare su ritmi alti, a viso aperto, anche se i padroni di casa sembrano avere il freno a mano tirato. Forse in palio c'è l'intera stagione e questo pesa un po' e permette così agli ospiti di andare in vantaggio. È il 24esimo e davanti ad una retroguardia immobile, Sanna trova il gol dell'1-0. Passano pochi minuti, 2 per l'esattezza, e cala il gelo sui più di 1000 spettatori. E Guelfi si fa 30 metri indisturbato e dal limite tira. Conclusione sotto la traversa e palla che finisce in rete. Il gruppo del tecnico fiorentino però è determinato e reagisce accorciando le distanze al 32esimo grazie ad un calcio di rigore. Dal dischetto è Piscitella, proprio sull'attaccante è stato commesso il fallo. Portiere che indovina l'angolo ma sfera in rete. Si riapre la gara con i tifosi che incitano gli Orange, ma sul risultato di 2-1 a favore del Savona si chiude il primo tempo. Nella ripresa per qualche minuto i verdetti dagli altri campi dicono male agli arancioni che si vedono a play-out. In campo però le squadre continuano a giocare senza limitarsi e soprattutto i toscani sono alla ricerca del pareggio che arriva quando il direttore di gara indica per la seconda volta il dischetto. È penalty e prontamente Capitan Di Bari realizza. A Dario intuisce ancora il lato, palla sul palo e dentro. Si può iniziare a gioire davvero mentre il ritmo cala alla notizia del terzo gol del Gubbio a Grosseto che vuol dire salvezza per la Pistoiese. È fatta, 44 punti che bastano alla Pistoiese per restare tra i professionisti. Cala il sipario in via delle Olimpiadi, sorrisi e festa sotto la curva fra tifosi, squadra e dirigenti. I bilanci si faranno poi, quando si dovrà ripensare a ripartire, magari programmando la prossima stagione, da vivere con più tranquillità. Ancora insieme e adesso ci sposteremo prima al Garilli per Pro Piacenza Lucchese, partita terminata sull'1-1. Poi allo Zecchini per Grosseto Gubbio 2-3 e infine andremo al Mannucci per Tutto Cuoio San Marino con i Titani che nonostante la vittoria per 2-1 non hanno evitato la retrocessione diretta in Serie D. I servizi.
Nell'ultima giornata del campionato di Lega Pro, girone B termina 1-1 la sfida tra Propiacenza e Lucchese. Alla Pro serviva un punto per guadagnarsi i play-out e così è stato. Play-out che i rossoneri non avrebbero nemmeno dovuto disputare se non avessero avuto il fardello pesantissimo degli 8 punti di penalizzazione. La Lucchese invece, già sazia e senza gli squalificati Pagano e Forte, non si dà un granché da fare. La cronaca nel match si apre con Speziale, che dopo appena 90 secondi spara altissimo da ottima posizione. Dall'altra parte Russo testa i riflessi di Alfonso, che risponde presente. Al 14° Speziale spreca ancora un'ottima chance, la sua incornata esce di poco fuori. La Lucchese tenta qualche ripartenza ma non è mai realmente pericolosa e così il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa, dopo appena 4 minuti, arriva la rete del vantaggio di casa. Matteassi serve al centro un assist che Speziale non può sbagliare. 1-0 e animi più distesi sulla panchina rossonera. La Pro controlla bene l'incontro. Al 67° Alessandro per poco non chiude i giochi con questo tiro a giro che però esce di poco al lato. All'86° è il solito Alessandro a provarci. Il suo bolide prende in pieno la traversa e termina in out. Passa appena un minuto e questa volta tocca a Speziale prendere un legno da fuori area. Sul ribaltamento di fronte, come spesso accade nel calcio, arriva il gol beffa della Lucchese, che con un contropiede fulmineo pareggia i conti con Benedetti. La Propiacenza si giocherà il proprio destino ai play-out, la Lucchese invece può andare già in vacanza.
posizione che, se presa nel modo giusto, potrebbe anche diventare il propulsore per il futuro. Una retrocessione che non va giù nemmeno ad una piazza timida come quella di San Marino, potenzialmente e strutturalmente piazza almeno da Serie B. Ed è in atto una vera e propria contestazione nei confronti della dirigenza. Il presidente Luca Mancini ha già ampiamente spiegato in diretta TV i motivi della fallimentare gestione del suo biennio da massimo dirigente biancazzurro ed ha pagato con il massimo della pena. La macchia retrocessione tra i dilettanti non gliela toglie più nessuno, ma c'è un ma. Se davvero Mancini ha capito come funzionano le categorie inferiori e vuole provare a ridurre la macchia, lo dimostrerà riportando subito il San Marino tra i professionisti, magari anche senza burocrazia. Un anno in D potrebbe essere salutare per tutto l'ambiente. Primo tassello, confermare questo allenatore, prima scelta. In caso sia D'Addario a non accettare i dilettanti, allora avanti con i tecnici giovani vicini all'ambiente sammarinese. Il presidente deve capire che San Marino è una realtà che ha dei valori e questi valori devono emergere. Il commissario tecnico della Nazionale, Pierangelo Manzaroli, ha tutti i requisiti per essere l'allenatore giusto per riportare il San Marino in Lega Pro. Sta facendo benissimo in D, una coppia tutta sammarinese snobbata maldestralmente, il duo Francesco Baldini-Luciano Mularoni, uno sammarinese acquisito, ex capitano del Genoa, l'altro sammarinese puro sangue, stanno lottando spalla a spalla con il Cuneo per portare il Sesti del Levante in Lega Pro. 75 punti in 37 partite, miglior difesa con 23 gol subiti, sono un biglietto da visita notevole per chi si informa. Il suo nome si è fatto mille volte, Roberto Cevoli, altro tecnico che può fare al caso del San Marino. L'allenatore è molto importante, ma Mancini deve ripartire dalla società. In D occorre una società snella, via tutti quelli che hanno fatto il loro tempo, e una rete di osservatori veri che vadano a vedere le partite degli altri per conoscere i giocatori di queste categorie. Non c'è altro modo. Mancini deve ripartire subito e non aspettare. Il futuro è adesso se vuole imitare il Rimini sportivamente parlando. Sono tre i momenti che fotografano questa retrocessione: la sconfitta di Sant'Arcangelo, quella in casa con il Savona e naturalmente il suicidio di Reggio Emilia, ma questo appartiene già al passato. Eccoci, adesso sotto con le ultime quattro partite: Forlì-Pisa 5-1, Carrarese-Prato 0-1, Reggiana-Spal 0-2, Sant'Arcangelo-Pontedera 2-1. Io vi saluto ringraziando tutti voi per averci seguito in questa stagione sportiva, sperando di essere stati dei buoni compagni di viaggio. Ringrazio la proprietà di Teleponte, lo staff tecnico e la redazione tutta per il supporto lungo tutto questo splendido anno. Arrivederci. L'ultima cinquina è esagerata e crepuscolare, per 20 minuti anche illusoria, prima che il Prato innanzitutto e la Pistoiese poi tornassero a riprendere in mano il proprio destino. E poi contro il Pisa l'illusione è doppia, perché il Forlì seppe vincere anche all'Arena Garibaldi. Era l'ultima di andata, era l'esordio di Richard Vanigli sulla panchina, era una roba che pare di un'altra epoca, nella quale il play-out era sì qualcosa da cui ufficialmente guardarsi, ma non di così vicino da doverlo vedere in faccia. E infatti lo sciagurato girone di ritorno ha portato un periodo nero e poi la gestione Firicano con confortanti segnali di ripresa, alternati però a follie collettive sulle quali probabilmente il Forlì si è giocato la salvezza diretta. L'avversario di adesso è il Savona. Teoricamente bastano due pareggi ad una squadra che rivive lo stesso incubo di un anno fa, quando fu Djuric a segnare il gol salvezza a tempo scaduto. Oggi la città si aggrappa a Melandri, la cui tripletta di ieri gli assegna il ruolo di uomo della speranza. Il gol per un attaccante è fondamentale, l'abbiamo vinto e sapevamo che sarebbe stata difficile riuscire a salvarci direttamente, però dalle prestazioni abbiamo fatta. Personalmente sono contento dei tre gol, sono riuscito a superare il record di anno scorso e arrivo ai play-out carico e spero di segnare altri gol decisivi. Come procede l'affiatamento con Morgan? Mi sembra che vi troviate abbastanza bene. No, mi trovo bene perché abbiamo caratteristiche diverse. Lui è molto più un giocatore, diciamo, che fa la guerra, tra virgolette, nel senso che viene incontro, difende la palla, io attacco gli spazi, quindi mi trovo molto bene con lui.
il Prato è salvo. Anche la prossima stagione la squadra bianco-azzurra parteciperà al campionato di Lega Pro. Il Prato ha fatto bene i conti ed ha strappato a Carrara e lascia passare per la salvezza senza passare dalle sabbie mobili dei play-out. Il Prato ha centrato la prima vittoria esterna del campionato proprio all'ultima giornata, espugnando per 1-0 lo stadio dei Marmi, superando la Carrarese. È stata una partita alla camomilla. La Carrarese, già matematicamente salva, ha giocato senza eccessivi patemi, lasciando spazio alla manovra del Prato. Nel primo tempo appena due occasioni degne di nota. Prima un tiro di Grifoni parato con bravura da Anedda, la replica della Carrarese con Belcastro, sul quale Gazzoli si guadagna la pagnotta. Emozioni con il contagocce. Nella ripresa in avvio la rete del Prato. Cavagna illumina per Rubino che di giustezza batte Anedda. È la rete della salvezza, è la rete che scaccia i fantasmi in casa biancoazzurra. Il Prato sulle ali dell'entusiasmo potrebbe raddoppiare con Romanò che fallisce di testa sotto misura. Nel finale timida reazione della Carrarese con Gazzoli che sporca i guantoni sulla conclusione di Beltrame. Finisce con la vittoria del Prato per 1-0 che si salva e festeggia, mentre ai play-out finiscono il Forlì, il Gubbio, il Savona e il Propiacenza. Retrocede tra i dilettanti il San Marino. È festa in casa Laniera, sebbene i presupposti e la vigilia fossero diversi, ma questa sera c'è solo da festeggiare e gioire. Il Prato è salvo e rimane tra i professionisti, mica cosa da poco. La Reggiana contro la SPAL fa ampio turnover in vista dei play-off. Gli ospiti invece vogliono finire bene un campionato strano. I Granata sono già con la testa ai play-off quando Finotto per poco non punge. Ma è solo il preludio al gol perché di lì a poco, sull'angolo, Gentile anticipa tutti e trafigge Messina. I padroni di casa reagiscono con Angiulli. Il suo sinistro non va fuori di molto. È comunque sempre la SPAL a rendersi realmente pericolosa. È il turno di Zigoni che costringe Messina alla respinta. Nella ripresa apre ancora Zigoni con questo colpo di tacco, ma la difesa di casa è brava a murare. La Regia torna a farsi vedere con Vernocchi, che però tira sul portiere ospite. Dall'altra parte arriva il gol che chiude la partita. È il solito Zigoni a realizzarlo. Con questa rete finisce qui la stagione piena di rimpianti della SPAL, mentre continua quella della Reggiana ai play-off. Per continuare a sognare. L'ultima è un po' lo specchio del campionato del Sant'Arcangelo, sofferenza che si tramuta in gioia assoluta. 44, ecco la quota che permette a tutto lo staff gialloblu di chiamare i tour operator per preparare le meritate vacanze. Cuttone squalificato sbuffa e non sta mai fermo perché il Sant'Arcangelo vince ma non stravince, e il Pontedera, che non regala niente, tiene tutto il Mazzola con il fiato sospeso. Non bastano i gol di Guidone su rigore e Obeng perché Caio Decenco la riapre e tutto resta in bilico fino al 93esimo, quando il direttore di gara certifica la straordinaria concretezza di un tecnico che non tradisce mai, certifica la bontà, la lungimiranza di una società modello. Sant'Arcangelo si è salvato le prime due giornate, credo, con Prato e Pontedera, e da lì è stato poi il percorso senza mai cadere, sapendo che praticamente il margine di errore per noi era pochissimo, praticamente zero. La tua era una scommessa stravinta? Ma stravinta non direi, bisogna dar merito, ribadisco, a quelli che hanno lavorato con me, a tutti quelli che mi sono stati vicini, perché la scommessa l'abbiamo vinta insieme con la società, con tutti i collaboratori, praticamente non hanno fatto mancare niente, sempre presente, dal custode del campo che gli abbiamo rotto le scatole per il campo nell'ultimo periodo, per cui un merito a tutti.